L'esposto inviato alla Procura parte da un presupposto che nel 2010 è stato rilevato un livello di cromo esavalente in alcuni terreni vicini al fiume, per l'esattezza dove adesso esiste, a quel tempo quando non c'era, la centrale di biogas, superiori alla normativa. Questa è una rilevazione già effettuata, c'è un decreto di citazione a giudizio per un'udienza prevista l'11 ottobre 2013, dove ci sono i legali rappresentanti di alcune aziende coinvolte nella cosa che sono imputati di questo reato. Noi siamo partiti di qui per mettere in evidenza che da 3 anni gli stessi prodotti, si chiama gesso di defecazione, sono trattati in un'area ad alta vulnerabilità, per sintetizzare al massimo. Un'area che si trova sostanzialmente vicino all'albero del fiume Marecchia, zone di alta vulnerabilità idrologica e dove pesca in pratica le falde del Marecchia. Ecco. Non stiamo parlando di traffico in questo caso, stiamo parlando di un'altra cosa. Il problema del traffico che abbiamo sollevato come comitato è una questione. Adesso stiamo parlando di inquinamento ambientale.